Buonasera Letizia, allora come dicevi tu ci troviamo qui proprio di fronte alla sinagoga nei pressi del quartiere ebraico di Roma. Siamo qui in occasione, perché oggi in occasione del 50° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, documento nel quale si parla del senso religioso e dei rapporti con le altre religioni non cristiane, in particolare proprio con quella ebraica, certamente la più vicina, una delegazione di vescovi e di rabbini tedeschi ha visitato il Tempio Maggiore della capitale, incontrando il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. Una visita, come dicevi tu, storica, quella dei vescovi tedeschi, definita così anche dal rabbino Di Segni. Questo perché, partendo anche dalla provenienza geografica dei vescovi, insomma dalla Germania, qui nel quartiere ebraico di Roma è ancora aperta la ferita del rastrellamento dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Era il 16 ottobre del 1943 quando, alle prime luci dell'alba, i soldati nazisti entrarono nel ghetto, portarono via più di 1200 persone deportandole nei campi di concentramento. Pochissimi di loro tornarono indietro. Dunque una visita storica e particolare, anche perché proprio la sinagoga di Roma diventò nella fase successiva al Concilio Vaticano II, proprio nella scia della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, diventò uno dei luoghi centrali del dialogo tra ebrei e cristiani, proprio un dialogo, un luogo dove si formò questo dialogo, da cui poi partirono scintille che si sparsero in tutto il mondo e anche nella stessa Germania, dove dopo la guerra di ebrei ne erano rimasti veramente ben pochi. Allora qui dalla sinagoga di Roma, dal quartiere ebraico di Roma, è tutto. La linea può tornare allo studio.